Ho avuto modo di conoscere Bruno Bartoletti, presidente dell'associazione Agostino Venanzio Reali, più di 2 anni fa, a un concerto che ho tenuto a Sogliano Rubicone presso il teatro. Da questo incontro è nata un'idea di collaborazione, nel senso che sono andata a visitare il museo di Montetiffi di Agostino Venanzio Reali e sono rimasta molto colpita dalle sue opere artistiche. Dopodiché ho iniziato a leggere le sue liriche. Da lì è nata un po' l'idea da Bruno che mi ha chiesto come possiamo fare qualche cosa insieme per valorizzare Agostino Venanzio Reali. Così ho iniziato a leggere tutte le poesie che ha scritto, ne sono rimasta da subito molto colpita della sua profondità e della sua passione sempre molto contrita in qualche modo e della sua religiosità espressa attraverso le poesie. E dopodiché ho messo su in cantiere un progetto che non è poi così originale, perché comunque unisce poesia e musica, che è un'idea ormai vecchia quanto il mondo, nel senso che la poesia e la musica desiderano in qualche modo sempre collaborare. Però per me è un'idea nuova ed è stata davvero stimolante, perché è stata la prima volta che mi sono messa a disposizione, diciamo, di un'altra arte, cioè della poesia. Quindi leggendo le poesie attraverso anche l'aiuto di Anna Maria Tamburini, studiosa di Agostino Venanzio Reali, ho capito le tematiche che affrontava l'autore. Da lì ho deciso di trovare alcuni brani inerenti tratti dal repertorio classico. La mia difficoltà è stata non solo trovare dei brani che potessero essere inerenti, ma anche che potessero essere inerenti alla mia modalità di suonare, al mio desiderio di suonarli. E tra questi affronterò come solista un notturno di Chopin, l'opera 118 di Brahms e un paio di cantate di Bach. E quindi è stato un viaggio molto interessante per me, che mi ha portato da diversi anni a cogliere stati emotivi molto forti che mi hanno fatto toccare dalla malinconia al senso della fine e alla gioia mistica. Adesso presto probabilmente arriverà al culmine questo viaggio con il concerto dell'8 aprile presso il teatro di Sogliano. Ma mi auguro con tutto il cuore che non sia assolutamente la fine o la conclusione di questo percorso, ma anzi che sia l'inizio di un'apertura a un'esportazione di questo progetto in giro, come già si preannuncia in maniera molto positiva, perché al concerto realmente ci sarà una anteprima il 5 aprile presso l'ospedale degli infermi di Rimini, un concerto che avrà come pubblico i malati terminali, in cui presenteremo questo progetto grazie a Donatori di Musica e a Rimini Ail, domenica alle 16:30 presso il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano Rubicone. E inizieremo con una presentazione, non ci sono biglietti da pagare perché è ingresso libero, e il concerto sarà costituito da un'alternanza tra presentazioni della tematica, la lettura della nobile voce di Paola Lucarini di alcune liriche che ho deciso di selezionare insieme ad Anna Maria Tamburini di Agostino Venanzio Reali, e poi subito dopo le musiche che suonerò.